Grazie a tutti di essere venuti. E questa bambina con i guantoni da box che rappresenta un po' la nostra stagione. E non è stato facile trovare questa immagine, soprattutto tenesse il confronto con la leonessa dell'anno scorso, ma ci è sembrato invece che lo sguardo di una bambina in aria bella combattiva, considerato che siamo solo donne a portare avanti zona K, fosse una bellissima espressione. Economy, ci è stato detto siete matte, cosa parlate di economia con il teatro? Ma chi vi seguirà? Insomma, diciamo che nel momento in cui è uscita l'ipotesi di avere come tema di tutta la stagione l'economia, ma abbiamo proprio riscosso tutto questo entusiasmo e questo successo. Siamo andati avanti un po' a testa bassa e questo è il risultato. Vuol dire che si è mai detto, ma in realtà è come se fosse una programmazione triennale. È iniziata l'anno scorso con Power, quest'anno è Economy, l'anno prossimo lo diciamo, però sarà probabilmente Values, per cui è come se volessimo, fossimo partiti dalla forza del potere, la forza dell'economia, per arrivare poi l'anno prossimo alla forza dei valori. La necessità di parlare di economia quest'anno è anche molto personale e rappresenta un po' il nostro modo poi di affrontare il presente e la realtà. Viviamo immersi nell'economia, ne sentiamo parlare tutti i giorni, quasi non si parla d'altro, eppure noi ci siamo scoperti anche abbastanza ignoranti e forse anche col bisogno di approfondire un tema che appartiene a tutti quanti. È stato bello anche ritrovarsi a studiare un po', che ormai si fa sempre meno con il poco tempo che abbiamo a disposizione, e capire il significato di tanti termini, tanti discorsi, tante cose che poi uno raccoglie superficialmente ma non, spesso non ha poi veramente gli strumenti per rielaborare. E in questo è stato anche interessante scoprire come un giovane economista del Nepal ha avviato un percorso di alfabetizzazione nel Nepal delle persone per spiegare le alfabetizzazioni finanziarie, e questo ha permesso poi, c'era una bassa percentuale di persone che avevano un conto corrente bancario eccetera, di aumentare la loro partecipazione a quella che è poi la vita economica. E questa è diventata anche un po' la nostra, in qualche modo la nostra esigenza. Poi chiaramente noi l'abbiamo interpretata in modi diversi. Come sempre la nostra stagione lavora per focus, e sono i quattro focus che ne sono usciti, e sono un po' le nostre declinazioni, che sono money, society, ecology e technology. Sono un po' quegli aspetti che riteniamo in qualche modo più pertinenti alle persone. Col denaro ci abbiamo a che fare volenti o nolenti tutti i giorni, nella società ci viviamo, l'ecologia sta diventando, insomma, il climate change non è mistero per nessuno, ci viviamo costantemente immersi, e della tecnologia ormai non possiamo più farne a meno. La scoperta è stata anche quella, soprattutto su Money, di trovare artisti che se ne sono occupati. Eravamo anche lì molto in dubbio, facciamo focus sul denaro, insomma. E invece, guarda, ben tre artisti internazionali che hanno fatto tre spettacoli sul denaro. Quindi è evidente che c'è comunque un bisogno, e questo è un po' il nostro modo di essere sempre molto ancorati al presente, all'oggi, e anche cercare un po' poi di immaginare il futuro. Non vogliamo solamente dare poi una visione negativa dell'economia, perché non è quello che ci interessa, e anche ormai un po' obsoleto come approccio. Poi a un certo punto mi fermo, non so più cosa dire. Questo è per inquadrare i quattro focus. Saranno poi Valentina e Sabrina a entrare nello specifico dei vari spettacoli che abbiamo scelto. Quello che mi preme ancora dire è che quest'anno, come già stato l'anno scorso, come ormai è un processo che abbiamo avviato, le relazioni che Zona K cerca di costruire, di mantenere in città, sono tante e sono molto importanti. Ci sono alcune realtà con le quali collaboriamo da tempo e con le quali abbiamo costruito proprio un percorso, e c'è anche un vero affetto nei loro confronti. Caso penso ad Anae, penso a Olinda, penso a Stanze, con i quali comunque è stato anche costruito per alcuni progetti o si è partecipato ad alcuni bandi, come Carico. Penso anche a Stratagemmi, adesso li elencherò tutti, abbiate pazienza, penso a Mare Culturale, a Lapsus. Sono comunque tutte realtà, piccole o grandi che siano, con le quali c'è stata proprio la volontà, sia da una conoscenza iniziale, anche un'amicizia, ma poi di
avere una visione anche sull'oggi e sul domani insieme, su costruire anche un modo diverso di collaborare in città. Tante cose, tanti spettacoli, tanti progetti che avremmo voluto fare non avremmo potuto fare senza le collaborazioni. E in questo senso sono stati determinanti anche la collaborazione lunga e che prosegue con il Triennale Teatro dell'Arte, con il Teatro Franco Parenti, con CLAPS, anche del quale abbiamo fatto parte come circuito per 3 anni e poi come centro di residenza dall'anno scorso. Anche Fattoria Vittadini è una di quelle compagnie o quegli amici che proseguono da anni in un dialogo con noi, è proprio il renderci conto che senza tutti questi rapporti e queste relazioni gran parte di quello che abbiamo fatto fino adesso forse non saremmo riusciti a farlo in questo modo. E questo ci fa molto piacere, pensiamo che sia uno dei modi migliori per proseguire. C'è un'ultima collaborazione che è comunque molto importante quest'anno, che è quella con Q-Code Magazine, che è una rivista online che si occupa di soprattutto politica e economia internazionale, a cui abbiamo chiesto sia di essere media partner per noi, ma anche di sostenerci nell'organizzazione degli incontri. Come sapete, affiancano sempre poi la nostra stagione. Ci sono gli spettacoli, ma si cerca sempre di fare degli incontri di approfondimento. In questo caso, parlando di economia, abbiamo un po' alzato le mani, forse non siamo proprio noi le persone più giuste indicate per affrontare un tema così, e abbiamo chiesto a loro di seguire questa parte, ci fa molto piacere. Nei ringraziamenti non mancano poi anche, comunque nelle collaborazioni, non solo ringraziamenti, mi sono stretto anche sia le istituzioni, il comune, l'assessore più presente, sia la regione. Siamo anche dall'anno scorso progetto ministeriale per la promozione e la formazione e anche le fondazioni, perché sia Fondazione Cardo che Compagnia San Paolo hanno approvato dei nostri progetti. Avendo tanti artisti internazionali chiediamo sempre il patrocinio, il supporto anche delle istituzioni, dei consolati e delle ambasciate, e in questo caso la Svizzera, la Germania e il Belgio e la Spagna che stanno sostenendo. Passo la parola. Allora, abbiamo pensato quest'anno, sperando di non fare confusione, di raccontarvi la stagione al di là di quello che c'è scritto, cioè seguendo dei fili diversi da quelli che già trovate nel comunicato stampa. Quindi non andiamo tanto con l'ordine per focus quanto con delle presentazioni trasversali di altri aspetti da sottolineare. Allora, la prima più grossa novità forse è che abbiamo degli artisti in residenza. Non è una novità avere degli artisti in residenza, ma quest'anno nella conferenza stampa possiamo annunciare di far parte del centro residenza lombardo che si chiama Intercettazioni, che ha CLAPS come capofila e vede con noi come partner il Teatro delle Moire, Milano Musica e Industria Scenica. Non è questa la sede per parlare del centro di residenza, ma visto che gli artisti di residenza sono tanti che raccontiamo in questo momento, e c'è una piccola introduzione che faccio, che è un centro dedicato molto al corpo e ai linguaggi del contemporaneo, in cui il nostro ruolo è quello, non esclusivo, perché lo facciamo molto anche insieme al Teatro delle Moire, di lavorare sul teatro partecipato e il teatro urbano, che è quello che ci ha caratterizzato forse di più in questi anni. Quindi gli artisti che avremo in residenza quest'anno sono artisti che abbiamo scelto, di cui abbiamo accolto delle proposte che ci sono arrivate proprio per queste caratteristiche. Quindi abbiamo Pleiadi, che è diciamo una costola di Scarlattine Teatro, che fa un progetto di ricerca su questo quartiere, molto scientifico, sugli aspetti naturalistici, paesaggistici, urbanistici del quartiere Isola, probabilmente in collaborazione con la Biblioteca degli Angeli, degli Alberi, scusate. Elisabetta Consonni, che è arrivata a fare residenza da noi perché ha vinto il bando Open, che è un'altra delle collaborazioni nate negli ultimi 2 anni, saltata fuori in qualche modo, e questo concorso che ha voluto il Pergine Festival, dove ha messo insieme una rete di realtà nazionali con Terni e Gorizia, in cui siamo riusciti a mettere insieme un contributo da dare di produzione più importanti di altri premi agli artisti che vincono, e sposa perfettamente questa ricerca di azioni urbane partecipate, mirate, site specifiche. Elisabetta Consonni comincerà a fare una residenza qui, debutterà a Pergine e poi tornerà a fare la declinazione milanese del suo progetto,
la declinazione su Terni, la declinazione su Gorizia. Questi Pleiadi di consonni sono per noi inseriti dentro quello che è un focus ecology, perché lavorano sul territorio. Poi dentro il focus technology abbiamo inserito altri tre artisti in residenza, e sono la Cinzia Pietri Beasi, Kokoschka Revival e un nuovo raggruppamento che si chiama Imagenometric Society, che in realtà sono un gruppo di studenti di Brera, un gruppo di studenti del conservatorio di musica elettronica, musica contemporanea, composizione di musica elettronica contemporanea, che stanno lavorando adesso a un progetto ancora didattico. Tra loro rappresenteranno l'Italia alla quadrinale di Praga di scenografia, e così abbiamo deciso di dare poi una continuità a questo progetto accogliendolo in residenza qui, perché a Praga verificheranno degli aspetti che funzionano e degli aspetti che non funzionano, li rimoduleranno a Zona K e lo presenteranno al pubblico milanese, quindi accompagnare il passaggio da quella che è la parte più pedagogica, più accademica, al mondo del lavoro in qualche modo, con quello che viene chiamato all'interno delle residenze il progetto Trampolino. Oltre a questi artisti che vedete sotto speciale residenze, tornerà in residenza anche Dom è stato in residenza anche l'anno scorso, e grazie al percorso di residenza che è stato possibile realizzare insieme al Teatro delle Moire, L'Uomo che Cammina, quest'anno continueranno una ricerca su Milano con Moresco per un progetto da presentare nel 2020. E anche Christoph Meyerans farà un percorso di residenza qui, perché in qualche modo rimodula un progetto vecchio che era nato a 6 attori, credo, lo trasforma in un monologo e lavorerà insieme all'Università Bocconi per ripensarlo in questa nuova formula. Accennato questo discorso, che poi può essere molto più complesso, delle residenze, Cinzia, Kokoschka e Brera sono inseriti dentro il focus technology, perché tutti e tre gli artisti usano molto la tecnologia, o se non usano la tecnologia in scena, riflettono su alcuni aspetti tecnologici nel loro lavoro. Parto da raccontarvi che abbiamo accolto degli amici sempre intesi nel nostro modo professionale teatrale. Ci sono quest'anno con noi in particolare due artisti, due compagnie che sono state con noi ancora prima che la nostra stagione si chiamasse Play K. C'è stato un primo esperimento che si chiamava T-Drama, in cui Mauro Pescio e Qui e Ora erano già in stagione. Sono da allora cresciuti con noi. Mauro Pesce è diventato l'autore della serie in qualche modo cult di Radio 2 Pascal, e questo è un lavoro molto radiofonico, è un lavoro che è legato all'economia, perché nel raccontare le storie delle persone, credo siano 7 le storie che racconta, almeno 4 ruotano attorno al tema dei soldi. Quindi c'è perso un lavoro che casualmente è diventato giusto da mettere nel focus money. Qui ora è una delle compagnie con cui siamo nate, abbiamo fatto insieme il primo bando Cariplo, è con loro che abbiamo affinato questa attenzione alla partecipazione all'Urbano, al Site Specific, e per un'occasione speciale che vi raccontiamo dopo, che è la presenza di Etienne a Milano, riaccogliamo uno dei loro lavori più importanti, che è My Place, per presentarlo anche al pubblico di Etienne. Insieme a questi amici ci sono degli amici internazionali che sono diventati per noi esemplari di un modo di lavorare che ci ha caratterizzato e definito, ed è forse il loro lavoro che ha definito il nostro negli anni. Primi tra tutti sono i Rimini Protocol, con cui è rimasto un rapporto dagli albori, da remote, che ha cambiato la storia di Zona K. Negli anni è rimasto perché abbiamo riospitato Home Visit Europe. Stiamo già coproducendo con loro la versione delle scuole di Home Visit Europe, School Visit Europe, grazie al supporto del Goethe Institute, e speriamo che nel 2019, che quest'anno, si possa fare una tournée italiana di School Visit Europe. Abbiamo deciso che anche per la tematica che affronta questo spettacolo era ora di tornare a ospitare uno spettacolo importante, che riusciamo ad ospitare solo grazie alla collaborazione col Teatro Franco Parenti, perché è un'operazione grossa, ma è talmente puntuale sulla riflessione sulla tecnologia che non potevamo farne a meno. È un lavoro che fa parte della trilogia sullo Stato, questa quadrilogia fatta sullo Stato, che si chiama Stato 1-4. Questo è il terzo lavoro di questi quattro, e si concentra tutto su come la comunicazione digitale influenza il mondo politico e gli opinion makers. Ci è sembrato talmente inerente a quello che sta accadendo in Italia in questi ultimi anni, che nonostante sia un'operazione molto grossa, abbiamo deciso di buttarci. Un'altra delle metodologie esemplari di lavoro è quella di Christoph Meyerans. Vi abbiamo già accennato che sarà qui anche in residenza per trasformare il suo lavoro. Meyerans lavora con una ricerca talmente approfondita, che dura degli anni,
che nel teatro documentario era impossibile non coinvolgerlo. E qui appunto farà una rivisitazione di un lavoro e arrivo a raccontarvi che ospitiamo altri due artisti in una veste di registi. Sono due produzioni Zona K, nel senso che per Migrarti nel 2016, che nel 2017, abbiamo prodotto con la supervisione di Roger Bernat e la regia, il coordinamento di Andrea Ciommiento, Generazione Locale, che abbiamo presentato nell'estate sforzista. Questo progetto continua ad avere un futuro perché ha preso delle declinazioni interessanti con Regione Lombardia sulle scuole, per cui tramite quella che era la legge 9, che non lo è più, ma insomma la legge sulla cultura, abbiamo fatto un progetto sui giovani che è uscito da Milano e Generazione Locale era perfetta per coinvolgere gli under 19 in questo caso, ed è stata declinata dentro le scuole, per cui è partecipata perché i ragazzini riscrivono ogni volta lo spettacolo su dei temi diversi che possono essere dei temi generazionali e si confrontano con quelli che non appartengono alla loro generazione. Questa metodologia di lavoro ci è piaciuta molto, questo abbinamento di un maestro della scena europea e un emergente locale. L'abbiamo riproposta quest'anno ospitando in residenza nel 2018 l'aggruppazione Signor Serrano come tutor, riproponendo Andrea Ciommiento che li aveva già conosciuti a Venezia, da cui uscirà quest'anno la produzione che abbiamo chiamato Origins, grazie al bando ora della Compagnia di San Paolo. Anche in questo caso, perché il lavoro sui temi, sulla modalità di usare la tecnologia di Serrano ci ha talmente colpito che ci è sembrato un lavoro esemplare da continuare. E speriamo che i risultati di questa nuova produzione possano essere paragonabili a quelli di Generazione Locale. L'ultima cosa che vi racconto io è tutta la parte di formazione del pubblico nel nostro bando dentro la città, insieme a Mare Culturale Urbano e Prospettive Teatrali, in cui noi intendiamo la formazione del pubblico come formazione attraverso il fare. Sia Mare che Zona K propongono progetti partecipati, Mare con un'attenzione alle periferie e a chi dal teatro tendenzialmente fa più fatica a sentirsi attratto, quindi va a cercare quel pubblico lì, noi molto sui giovani, affiancati sempre da Prospettive Teatrali nel fare dei percorsi di formazione anche teorici, per cui ogni spettacolo che i ragazzi vedono viene preparato da un'introduzione teorica di Prospettive Teatrali, teorico-pratica. A questo percorso ministeriale si sono poi affiancati due progetti, quello della Carico che ha citato Valentina prima e il progetto di Regione, con le stesse modalità, solo molto rivolti al pubblico giovane. Quello di Regione rivolto al territorio lombardo, quello della Cariplo rivolto alla cittadina. In questo percorso di formazione si sono uniti come partner Stanze e Lapsus, che fa il lavoro, fa stratagemmi su un aspetto più storico-politico, direi. Una categoria che noi abbiamo definito è gli spettacoli che coinvolgono gli spettatori come spettatori che diventano attori dello spettacolo. E la cosa strabiliante di quest'anno, ma preparandola oggi, è che quasi tutti gli spettacoli che vado a citarvi usano il gioco, la gamification, come modalità di coinvolgimento. E non li abbiamo scelti per questo, ma di fatto sta accadendo. C'è una grossa richiesta, ormai nelle analisi che si fanno del rapporto con il pubblico si vede che c'è un'enorme richiesta di esperienze. Sappiamo che è un modo discutibile, che non dà sempre i risultati che potrebbe dare o che si vorrebbe avesse, ma è sicuramente un modo molto presente sul quale noi ci stiamo interrogando tanto, dove andiamo a cercare quelle che ci sembrano le modalità esemplari, quindi delle modalità, speriamo nel 90% dei casi riuscite, ma anche se non riuscite, modalità che portano un grosso apporto alla riflessione, come si può coinvolgere il pubblico in modo diverso, non facendolo diventare attore non professionista, non sfruttandolo senza metterlo in una posizione di grandissimo rispetto. Abbiamo lo spettacolo del gruppo inglese Kaleid, che è un gioco sui soldi, abbiamo lo spettacolo del gruppo belga Ontreurengund, bellissimo, bello. Sai, noi vediamo tantissimo in internet, pochissimo dal vivo. No, è e anche questo è un gioco, credo, un gioco in cui lo spettatore si mette nella posizione di grosso potere economico. Elisabetta Consonni creerà un gioco partecipato. Ciommiento con Origins del Serrano ha dei riferimenti alla gamification costanti in tutta la strutturazione dello spettacolo. I Kokoschka Revival fanno riferimento al gioco, fanno riferimento alla box, fanno riferimento ai fumetti. Generazione Locale è un gioco, è una sorta di partita tra due identità. I Rimini Protocol, forse definirlo un gioco è troppo, però c'è lo schermo, interagisco, dei punteggi che vengono creati, quindi anche lì c'è una modalità che riguarda il gioco. Oserei dire che anche l'Imaginometric Society
per quanto lo chiami esperimento, è un grosso gioco. E l'ultimo scardinamento del rapporto con il pubblico, perché ogni anno abbiamo cercato una cosa di questo tipo, e il gruppo KTO sono polacchi, girano il mondo, lo girano probabilmente in circuiti diversi dal nostro, perché soprattutto teatro di strada, fanno uno spettacolo urbano gratuito, ma di nuovo talmente inerente all'economia, perché è tutto sui colletti bianchi in qualche modo, e che anche in un percorso sulla formazione del pubblico, sull'avvicinamento di un nuovo pubblico, uno spettacolo urbano così potrebbero assomigliare in parte a Famiglie Flux, perché hanno dei grossi testoni di carta festa. Ci è sembrato molto giusto per fare promozione. Riparto dalla partecipazione del pubblico. Diciamo che per noi è un po' la colonna portante di tutto il nostro lavoro ormai da anni. Cosa significa partecipazione del pubblico? Significa andare a capire innanzitutto che il pubblico non è un pubblico generico, che ci sono tanti pubblici in tanti ambiti, sia Valentina che l'altra Valentina che hanno parlato appunto prima di scuole, formazione, diciamo altri luoghi che esulano dal teatro. Ognuno di questi luoghi ha un pubblico specifico e noi abbiamo preso in carico un po' questa missione di andare a scovare e a capire come interagire con ogni specifico pubblico, che sia il bambino della scuola elementare, l'adolescente di seconda generazione, ma anche ad esempio quel pubblico che parla una lingua economica, tra virgolette, che no, ha collaborazione con la Bocconi, oppure altri ambienti che spesso con il teatro non hanno nessuna affinità. E in questi anni abbiamo sempre di più andato a cercare, anche faticosamente, delle modalità con cui interagire con questi tanti pubblici, con queste tante utenze, facendo tesoro appunto anche, come diceva prima Valentina Vicariello, delle collaborazioni che abbiamo avuto in merito. Primo fra tutte, Generazione Locale, in cui abbiamo creato una produzione, la prima produzione vera e propria che Zona K ha affrontato in collaborazione appunto con Bernat e in collaborazione con Andrea Ciommiento, dove siamo andati ad indagare un po' come fare, diciamo, ad accattivare l'attenzione di ragazzi adolescenti dai 14 ai 18 anni che arrivano da paesi extraeuropei. Poi parliamo di uno spettacolo che sembra che non sia partecipato, ma anche lì c'è una partecipazione del pubblico, quello dei dove comunque nel loro lavoro, nel loro excursus e anche nella presentazione dello spettacolo noi vediamo un coro di alpini e una sfilata di cani come se fosse un salone di bellezza. Quindi diciamo che anche lì c'è un'interazione o l'incontro con particolari, no? Un particolare pubblico. L'altro spettacolo internazionale dove ancora una volta si parla di partecipazione interattiva con il pubblico è sicuramente Spokaoke, una sorta di strano karaoke, perché al posto delle canzoni che il pubblico viene chiesto di fare dei discorsi pubblici ispirandosi ai grandi discorsi della storia, pensiamo ai discorsi di Martin Luther King, pensiamo ai discorsi importanti. In questo caso il lavoro viene declinato ancora una volta in questa versione italiana in collaborazione con l'associazione Lapsus, dove la drammaturgia di questi discorsi viene fatta in collaborazione con i ragazzi di un liceo, del liceo di Brera. Si prosegue, già citato, con L'uomo che cammina di De Logu, dove la partecipazione del pubblico è un po' un elemento fondante del loro lavoro. In questo caso nell'Uomo che cammina abbiamo avuto l'onore, direi, di avere la partecipazione anche di Antonio Moresco, sia nella drammaturgia sia proprio nella partecipazione fisica, nel senso che è stato lui e sarà lui di nuovo l'uomo che seguiremo in questa performance urbana che parte dal centro di Milano per arrivare fino all'estrema periferia, in un percorso, no, esistenziale, dove lo spettatore viene completamente risucchiato come un girone dantesco. All'interno delle residenze ancora una volta si parla di partecipazione, perché i due artisti che sono con noi in residenza, Michele Losi, collaborazione con Playa di Art Production, porta da noi un'indagine nel labirinto urbano
del nostro quartiere, andando ad indagare sotto tanti aspetti sulla natura, cioè dove troviamo la natura in città. Quindi ovviamente all'interno del Focus Ecology. Elisabetta Consogni, ancora con noi in residenza e vincitrice del bando Open, porta ancora una volta una performance urbana con Ti voglio un bene pubblico, sulle barriere, come dire, le infrastrutture che vengono costruite. Pensiamo, no, al muro messicano, nella nostra città possiamo ritrovare tantissimi altri piccoli muri. Andy Field, altra artista internazionale con Lookout, porta da noi che cosa? Il confronto tra la visione, una visione che noi abbiamo come adulti della città e la visione che ne hanno i bambini. Anche Andy Field lavorerà con i bambini di una scuola elementare per creare una drammaturgia inerente appunto alla visione della città, alle prospettive, al passato, al presente, al futuro, no? Con cui noi pensiamo la città. E la performance si svolge nel rapporto uno a uno, spettatore-bambino. Ci tengo a sottolineare, è la prima volta che accade che, siccome Zona Capo ormai da tantissimi anni porta avanti tutto un progetto, un lavoro di diciamo formazione all'interno delle scuole elementari e non solo, questa performance crea una congiunzione fra tutto quello che già è stato consolidato nelle scuole e invece l'interazione e la collaborazione con un artista internazionale, per cui diventa parte della programmazione. Poi abbiamo un'altra forma di teatro partecipato, che dove la partecipazione, diciamo, è nata prima dello spettacolo. Gli artisti sono andati a indagare in luoghi reali, diciamo che hanno fatto un lavoro su campo, no? Direttamente, quindi sono stati per un certo periodo a fare una ricerca in ambienti specifici. Allora parliamo sicuramente della Ballata dei Lenna, che è una compagnia emergente torinese, un po' pugliese, e che ultimamente ha vinto anche il premio Scintille, che porta da noi Human Animal e che rappresenta uno spettacolo, diciamo, che nasce da 3 mesi di indagine all'Ufficio delle Entrate. Quindi sono partiti da David Foster Wallace come un riferimento ideale e poi hanno portato questo spettacolo che parla della noia, se vogliamo, no? Quindi della noia del lavoro di tutti i giorni. L'altro che è partito anche lui da un'indagine su campo è Mauro Pescio sicuramente dall'esperienza radio, e l'ha portato a conoscere e intervistare tantissime persone, portando da noi diciamo delle storie riferite più, diciamo, tra virgolette, delle storie che comunque hanno delle coincidenze con l'aspetto economico. Anche lui ha fatto un lavoro estremo di ricerca con il mio cugino, in questo caso si chiama Limited Edition, perché da noi crea proprio un suo specifico tema, no, di tutte le storie che ha raccolto. L'altra compagnia internazionale di cui siamo veramente molto onorati di ospitare di nuovo, perché già è venuta nella stagione 2018 e che grazie a sempre alla puntuale e attenta collaborazione di Olinda riusciamo di nuovo a portare a Milano, che sono i Berlin. Diciamo che il loro progetto è una sorta di docu performance, cioè 5 anni di lavoro su 2 ottantenni che non hanno mai lasciato Chernobyl dopo il disastro, e che da noi portano una a Olinda, e quindi in collaborazione con Zona K portano, diciamo, una restituzione performativa della vita di queste due persone. L'altra artista, sempre residenza da noi, e che ha, diciamo, anche lei parte da una documentazione pre-produzione, Cinzia Pietri Biasi, che porta un lavoro su, che si chiama Padre d'amore, padre di fango. Diciamo, anche questo lavoro di documentazione poi, diciamo, che verte sulla performance, sulla restituzione e quindi su una rielaborazione artistica di spettacolo.
E c'è stato un incontro durante quest'anno, c'è stato un innamoramento vicendevole e che non stava da nessuna parte, nel senso che non stava in nessuno dei focus, in nessuno dei temi, non sapevamo cosa fare. Però il lavoro ovviamente di questa compagnia noi lo stimiamo da molto tempo e il lavoro che ci hanno proposto era perfetto per Zona K e allora abbiamo deciso di creare un extra focus con la compagnia De Florian Pagliarini con Scavi. E Scavi nasce dallo spettacolo Quasi Niente che ormai ha girato Italia ed Europa ed è un lavoro su Michelangelo Antonioni, più che altro sui temi di Michelangelo Antonioni e siamo stati molto felici che questa proposta poi è stata condivisa anche da Umberto Angelini, dal Triennale Teatro dell'Arte e quindi sarà in collaborazione con Zona K all'interno del Festival FOG. E succede una cosa anche molto bella perché per una volta siamo noi ad avervi qui invece di essere, è un passaggio pazzesco. Ultime due cose, speciale IETM, quindi abbiamo diciamo, un evento satellite degli IETM quest'anno a Milano, ne abbiamo approfittato anche perché è un evento estremamente, è un'organizzazione estremamente importante e a inizio maggio, quindi abbiamo deciso di collaborare con Fattoria Vittadini all'interno del loro festival del silenzio che si terrà proprio in quel periodo e di in questo contesto ripresentare in versione inglese Generazione Locale e come è stato già citato prima di ospitare appunto una delle compagnie che diciamo storiche di Zona K, possiamo definirla così, che è la compagnia Qui e Ora con My Place, che tra l'altro la compagnia Qui e Ora anche partecipe e attivamente all'interno degli ETM, quindi ci sembrava anche importante insomma ospitarli anche per questo motivo. Ormai da anni c'è una collaborazione con il Goethe Institute, che già è stata citata per quanto riguarda il Rimini Protocol, ma non solo, e questo rapporto sta diventando costante, duraturo, sempre più strutturato. Quest'anno siamo entrati in rete, in una rete diciamo internazionale composta da 55 realtà europee e non solo teatrali, che si chiama Freiraum, spazio libero. Già alcuni progetti sono stati presentati a Zona K, quest'anno siamo molto fieri e onorati insomma, di far parte ufficialmente di questa rete. Mi sembra ci sia pochissimo da aggiungere perché la presentazione è stata estremamente stimolante, esauriente. E tuttavia in rappresentanza dell'amministrazione comunale credo che si debbano fare alcune considerazioni a partire da una che invece non riguarda l'amministrazione comunale ma riguarda più in generale il punto di vista delle politiche culturali rispetto a un'azione come quella che Zona K sta portando alla nostra città. È di tutta evidenza che se noi ragionassimo sulla maniera in cui l'economia ha cambiato il suo modo di entrare in relazione con la società in questi ultimi anni ci rendiamo conto di cambiamenti enormi e sotto certi punti di vista imprevisti ed imprevedibili. Allo stesso modo credo che la portata davvero significativa che Zona K ha portato nella nostra città sia stata quella di modificare il rapporto tra pubblico e performance, tra spettatore e ciò che accade su una scena che poi nella stragrande maggioranza dei casi non ha l'aspetto appunto del palcoscenico ma abita spazi urbani molto diversificati e molto vicini a quella che è la quotidianità dell'esperienza appunto del cittadino più che dello spettatore. E quindi credo che sia legittimo il fatto che il focus sull'economia che Zona K ha voluto realizzare quest'anno ci porti sulla faglia di un cambiamento che è in costante e continua instabilità, con anche delle sfide molto pericolose per il futuro della società. Allo stesso modo quella faglia di instabilità è quella che mi sembra sia assicurata a tutti coloro che decidono una sera di partecipare alle avventure teatrali e creative che Zona K mette appunto in cartellone. Sicuramente c'è un aspetto di profonda consonanza e sintonia tra l'operato di Zona K e la trasformazione che la città di Milano sta conoscendo e ha conosciuto soprattutto negli ultimi anni, cioè questa profonda connessione attraverso un termine che loro hanno usato più volte, cioè locale, tra la dimensione globale e internazionale, che è evidente anche
nella qualità, nella quantità degli ospiti presenti, è però un radicamento locale che costantemente ragiona sul territorio e sui corpi che fisicamente abitano questo territorio, quello delle nostre concittadine e concittadini. E credo che questa dimensione che mette insieme appunto una visione inevitabilmente globale come quella che il tempo di oggi ci porta a condurre, ma il radicamento territoriale molto concreto che Zona K porta anche nella costruzione dei propri processi produttivi e creativi, davvero dà una sostanza forte a questo termine globale che mi sembra sia un po' la chiave per leggere la trasformazione e il cambiamento di Milano. E quindi questa sintonia che Zona K ha nei confronti della trasformazione della città credo che si rifletta anche in quello che è il suo come si può dire, indiscutibile successo, che chiaramente non vogliamo misurare in termini esclusivi numerici rispetto alla partecipazione del pubblico, ma alla posizione secondo me sempre più centrale che Zona K sta avendo in quello che è lo sviluppo del dibattito pubblico connesso alla relazione tra appunto ciò che rappresenta lo spettacolo e la cultura e l'evoluzione, il cambiamento e la trasformazione di una società. È credo anche molto sintonico con la Milano di oggi questa dimensione di costante creazione di una rete di relazioni molto ampia, molto vasta e che è pensata in una schema di continua e costante reciprocità. Per cui anche simbolicamente il fatto di avere qui ospite uno spettacolo che invece appartiene alla programmazione di un'altra realtà rende molto evidente come questa osmosi di reciprocità sia un elemento che fa crescere anche complessivamente la consapevolezza del tessuto culturale della città rispetto al modo in cui oggi l'arte, il teatro, la performance può essere uno straordinario attivatore di dibattito pubblico. E ci sono alcuni temi che attraversano Economy che sicuramente entreranno in una relazione inevitabilmente dialettica e credo anche costruttiva con grandi temi che attraverseranno la città nel 2019, penso a tutto l'approfondimento sulla ecologia, su ecology, che inevitabilmente non potrà che entrare in relazione con la triennale, l'edizione 2019 della triennale Broken Nature curata da Paolo Antonelli, che su questi temi ragionerà e presenterà credo anche domande molto, molto significative e anche che interrogheranno le nostre coscienze e non soltanto le nostre intelligenze. Un altro tema che mi sembra curioso e su cui volevo portare anche un po' di, come si può dire, di riflessione è l'elemento generazionale, nel senso che è sì vero che le energie creative che Zona K muove sono, nella stragrande maggioranza dei casi, energie creative giovani, questo è un aspetto molto positivo, ed è anche vero che da un punto di vista puramente statistico penso che l'età media del pubblico di Zona K sia appunto costituito da una fascia di quella che purtroppo oggi, o fortunatamente diciamo, viene definita come l'età giovane, che chiaramente ha dei confini molto allargati. Però, e questo mi permette forse ancora di rientrare in quella fascia, però la cosa secondo me interessante è che invece c'è una costante porosità generazionale che permette a questo tipo di produzione di non essere escludente nei confronti né ovviamente delle generazioni diciamo successive a quelle che definiamo giovani, che al contrario vengono attratte e forse proprio catturate dalla dimensione locale, e ovviamente anche i giovanissimi che diventano addirittura soggetti produttivi in processi come quelli di generazione globale. Da questo punto di vista sembra un po' quei giochi, no, che si dice che è da 0 a 99 anni, forse anzi sarebbe il caso in alcuni dei giochi indicare qual è l'età minima di accesso, perché The Money per esempio mi piacerebbe capire se è qualcosa che gli adolescenti possono partecipare oppure no, perché quello diventa un elemento secondo me straordinariamente come si può dire produttivo nel momento in cui appunto le generazioni più giovani trovano il modo di ingaggiare le proprie intelligenze e i propri corpi in una dinamica di relazione teatrale, e questo aumenta il tasso positivo della condivisione che queste esperienze hanno rispetto a generazioni che invece sempre più tendono a isolarsi nell'esperienza, anche nell'esperienza culturale, ma banalmente la diffusione, come si può dire, di contenuti attraverso device che sono one to one fanno sì che molti giovani e molti adolescenti oggi perdano il contatto invece con l'elemento cruciale della condivisione anche prettamente corporea
dell'esperienza culturale. Detto questo, mi sono reso conto di aver detto one to one device in una sola frase, mi vergogno profondamente, ma non riuscivo a trovare un'espressione più efficace. L'ultime due notazioni che volevo fare riguardano, da una parte, il modo in cui diciamo l'amministrazione ha riconosciuto l'esperienza e la crescita di Zona K, che secondo me è un esempio positivo, pur all'interno dei tanti elementi critici che inevitabilmente sono connessi alla trasformazione che abbiamo portato, del fatto che dal 2018, con una sperimentazione del 2017, abbiamo rivoluzionato il sistema di contribuzione ai soggetti che operano nel mondo dello spettacolo dal vivo, realizzando un avviso pubblico che ha attribuito a una commissione terza la determinazione dei contributi alle singole realtà, sottraendo da quel principio di discrezionalità politica a cui invece il sistema precedente conferiva, diciamo, questa responsabilità. E devo dire che questo sistema ha permesso un riconoscimento più rapido e più concreto anche dell'emergere di nuove realtà che hanno potuto essere valutate in maniera, ancora più concreta e realistica, grazie appunto al fatto che sono state sottratte a una determinazione appunto discrezionale, ma invece messi a confronto con la capacità di leggere anche criticamente il loro lavoro. E credo che Zona K, da questo punto di vista, sia un esempio positivo di come questo nostro nuovo sistema riesce ad accompagnare positivamente l'emergere di nuove realtà e di nuove proposte. La seconda notazione invece che volevo fare riguarda i luoghi e gli spazi, perché oggi mi sembra sempre più, in questo ritorno un po' alla sintonia con la trasformazione della città, una dimensione ineludibile per tutto ciò che vuole rappresentare innovazione dal punto di vista dei linguaggi legati alle arti performative, abitare spazi diversi, non necessariamente alternativi, ma proprio radicalmente diversi rispetto a quelli tradizionali. In questo però è molto interessante e coinvolgente il fatto che sia abitato lo spazio urbano, e in questa maniera anche il momento di incrocio e di intreccio tra l'esperienza della quotidianità e la proposta appunto di una presenza performativa in un certo senso diventa costantemente e continuamente esperienza urbana. E credo che questo sia uno di quei fagli di trasformazione e di cambiamento del rapporto tra spettatore e spettacolo che in un certo senso proiettano questa dimensione davvero in una dimensione futura. D'altra parte la città è sempre stata molto fertile da questo punto di vista, mi piace pensare anche al fatto che Zona K agisca in continuità e in dialogo con esperienze che per esempio questo tema, penso ad Ana e su tutti, l'hanno posto già diversi anni fa in maniera altrettanto stimolante e altrettanto produttiva poi di stimolo per la comunità cittadina intera. Detto questo, credo che se il risultato di questo focus è quello di far emergere anche una nuova consapevolezza e una nuova responsabilità del modo in cui, al di là dell'esperienza performativa, noi poi costruiamo la nostra relazione, il nostro rapporto con le forze che regolano i rapporti economici e sociali della società contemporanea, credo che appunto l'apporto che viene dato alla Zona K sia molto importante per l'intera comunità. Questa è un po' una sfida che sempre più vedo realtà e soggetti produttivi della nostra città addossarsi, cioè quelli di modificare poi in un certo senso o almeno stimolare a un cambiamento coloro che partecipano a una performance, a uno spettacolo, la loro poi percezione quotidiana dei rapporti più reali e concreti che regolano e che uniformano la loro vita. E credo che da questo punto di vista in realtà Zona K riprenda, e il cartellone oggi descritto riprenda in maniera molto nobile un atto fondativo del teatro stesso. Io non dimentico mai, invito a non dimenticare mai il fatto che almeno la prima tragedia a noi giunta dal punto di vista del repertorio che è stato fatto sulla tragedia greca e Persiani, che metteva in scena allora per il pubblico ateniese non tanto un fatto di attualità, anche se lo era, ma la dimensione di una condivisione di dibattito pubblico rispetto al modo in cui, in quel caso, un conflitto inevitabilmente trasformava
la loro stessa quotidianità, la stessa esperienza quotidiana. E quindi mi sembra che da questo punto di vista, pur nell'utilizzo di elementi estremamente sperimentali, dal punto di vista dei linguaggi ci sia una connessione profonda invece all'atto di nascita stessa dell'agire teatrale, cioè dello scegliere in un certo senso di pensare che il mettere in scena sia il modo migliore per, non soltanto per raccontare, ma per provocare una riflessione, un pensiero in una comunità. Chiudo io con il grazie mille. E c'è in noi una consapevolezza di essere cresciuti e anche di dovere molto a, vedo almeno metà della platea di persone che sono qui, e dovere molto alle istituzioni. È un momento molto bello per questo territorio, dove c'è ascolto, c'è dialogo con tutte le istituzioni con cui ci siamo interfacciate, ed è una cosa che ancora ci stupisce, cioè il livello di dialogo che c'è. E lo stesso livello di dialogo c'è con tutte le realtà che abbiamo citato, tutte, quelle con cui c'è l'innamoramento, quelle con cui c'è un po' di scontro, quelle con cui c'è una... ma anche litigio in alcuni momenti. L'importante è che si continui a discutere, a parlare, e questa cosa sta accadendo, perché in altre conferenze stampa di altre realtà si sentirebbero delle reti analoghe. E gran parte delle realtà che noi abbiamo citato, quando faranno la conferenza stampa, citeranno altre reti. Una profonda gratitudine per l'ascolto, che ancora ci meraviglia e di cui sentiamo di portare una certa responsabilità. È come un bambino che ha preso un bel voto a scuola e adesso è un po' spaventato dal fatto che deve continuare a prendere questo bel voto. Ecco, però insomma la pagella la portiamo a casa con grande fierezza, da parte di tutti. E i ringraziamenti, che non sono di dovere ma sono altrettanto sentiti, vanno a tutte le persone che non sono sedute qui, ma a Silvio Orlandi, che è la colonna portante di Zona K, veramente, anche perché siamo un po' più assenti del solito, per cui è caduto addosso un peso grosso, a Federica Bruscaglioni, che è arrivata da poco e ringiovanisce queste ex ragazze che stanno diventando signore, ahimè, e a Valeria Casentini, che è sempre nascosta lì dietro, fa l'amministrazione nonostante parta come architetto, e la fa molto bene, prende i complimenti da tutti, e Federica Di Rosa, che sempre di più gestisce con grande autonomia tutta la parte scuole, che diventa sempre più grande, e poi ci sono altre persone che collaborano con noi, ma è la creata, sempre ogni anno così, che è la fautrice di questa giornata, e fa molto di più dell'ufficio stampa, lo sappiamo, perché in realtà è come se facesse parte della direzione artistica a tutti gli effetti. Le decisioni le prendiamo e discutiamo insieme in ogni passaggio. E quindi grazie mille.